le città molto più velocemente che ogni altro sistema di trasporto. Si insinua nelle relazioni e si immerge in imprese tanto quotidiane che somigliano molto a sul piccolo. Ecco perché allora la priorità deve fare i conti con un serio approccio di rigenerazione urbana. Un approccio che imponga a livello sistema ambiente come paradigma di osservazione delle relazioni, che quindi consenta di introdurre la viabilità, la sostenibilità del vivere come strategia di integrazione e di sicurezza e libertà. La via è quella di riuscire ad immaginare materiale e immateriale, concreto e visuale, attuale e possibile. Occorre anche prendere atto di ciò che già esiste, studiare l'attuale non solo in termini meramente demografici, ma anche sociologici e culturali, potrebbe dare informazioni utili per orientare la rigenerazione urbana necessaria a partire dalle persone. Qui va detto subito che oggi vanno integrate le esigenze individuali e collettive, né l'individuo né il gruppo sono tutti, ma individuo e forme di comunità agiscono e si incontrano sul territorio. Alla luce di tali considerazioni, la città pubblica richiede percorsi di rigenerazione su vari temi. Il paesaggio urbano, con nuove morfologie degli spazi aperti, gli interni e gli esterni, i quartieri, i collegamenti ecologici a scala territoriale. La scarsità relazionale che ha generato la crescita economica vede proprio nell'ambiente urbano un esempio eccellente. L'individualità urbana è sia ambientale che relazionale. Dall'originale punto di aggregazione che è caratterizzato per millenni della città si assiste ad una evoluzione che ne ha peggiorato la qualità dello spazio relazionale urbano con ambienti costruiti per lavorare e comprare e non per far incontrare la gente. Quarto punto, la connessione tra vari parti dell'unica città, non tante città, ma parti di una medesima città integrata nei trasporti, nelle forme di comunicazione. Il coinvolgimento dei cittadini nella progettazione degli spazi pubblici, la ridefinizione del welfare territoriale, le politiche di integrazione per la sicurezza. Il coinvolgimento, mi volevo soffermare un attimo sul discorso del coinvolgimento dei cittadini nella definizione degli spazi pubblici. Oggi con le nuove tecnologie abbiamo anche la possibilità, c'è questo, le nuove forme di TV interattiva, c'è la possibilità di interagire con tra amministrazione e cittadino, anche in tempo reale quasi. Potrebbe essere anche un'opportunità di coinvolgimento, da non dimenticare e da prendere in considerazione. Per esempio, si potrebbe fare un referendum per durata temporale di una settimana per chiedere a quale momento dare la priorità per la ristrutturazione, essendo risorse molto scarse. Digitale terrestre, la tecnologia del digitale terrestre permette questo e noi non l'abbiamo sfruttato abbastanza. Quindi anche i sistemi di governo, la governanza delle città potrebbe ricorrere a queste nuove forme di tecnologia. Forse questo è meglio che poi si accada nel dibattito. Nelle nostre province, nelle nostre città, i dati recenti rivelano una realtà nella quale il problema di sicurezza, anche se a fare ancora del governato, rivela nelle pieghe situazioni di estremità che in alcuni casi, per fortuna isolati, sfociano in violenza urbana degenerativa. Il primo semestre del 2009, secondo i dati delle prefetture, i delitti contro la persona sono diminuiti rispetto all'anno precedente del 28%, mentre quelli contro il patrimonio hanno mostrato un decremento del 12,2%, sempre in controtendenza con i dati di Pescara. La nostra opinione è che è necessario, che è necessario insistere in investire risorse ed energie in questa direzione, agendo anche più in profondità sui fattori sociali che nel lungo termine influiscono e continueranno a influire sull'evolversi del clima sicurezza del nostro territorio. Occuparsi di sicurezza per l'imprenditivo significa agire in maniera sinergica e integrata sul fronte del contrasto alla criminalità, su quello della struttura urbana e su quello della percezione del fenomeno da parte dei cittadini. Occorre quindi continuare a rafforzare l'azione delle forze dell'ordine, investendo sul loro operato ma anche supportando la loro attività sia a livello politico che sociale. In questo senso riteniamo fondamentale costruire percorsi di partecipazione attiva con i cittadini che mettano al centro la vivibilità e la sicurezza urbana. Per fare questo occorre monitorare continuamente il bisogno di sicurezza dei cittadini, in base al quale elaborare queste strategie di intervento mirato. Occorre poi continuare
nel lavoro di guida e governo dei processi di sviluppo urbanistico, teso soprattutto a prevenire situazioni di degrado di stato, promuovendo spazi che le collettività possano continuare a sentire come luoghi propri, da salvaguardare e conservare. Sono le piazze, i centri di aggregazione, strutture pubbliche all'interno delle quali è possibile svolgere attività culturali e sociali per utenti diversi, bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani. Si è spezzato il concetto di una democrazia occidentale ed una delle cause è proprio dovuta ad una urbanistica che ha allontanato la gente della polis, senza più partecipazione. E la crisi del vivere comune di oggi della città europea è stata data anche dalla fine della progettualità partecipativa per cui i luoghi nel pensiero occidentale venivano pensati appunto e creati per offrire funzionalità e partecipazione di tutti i cittadini alla politica urbana. Si tratta di investire sulla riscoperta e la promozione del senso di comunità e sul concetto di bene comune, facendo leva sul senso civico, sulla responsabilità e sull'impegno alla salvaguardia e alla tutela del bene comune. Inoltre un aiuto concreto e qualificato deve arrivare dalla collaborazione con i professionisti del territorio, con i quali riqualificare gli ambienti urbani, insegnandoli a misura di bambino. Perché dico a misura di bambino? Perché il bambino è una figura fragile. La popolazione, ci sono i bambini e la popolazione sta molto invecchiando rapidamente, e costituita buona parte da anziani, ma sia a misura di bambino e anche a misura di anziani, cioè dei soggetti. Il luogo urbano che risulta fruibile per un bambino diventa sicuramente vivibile per tutti, garantendo i più alti standard di servizi e sicurezza. Non più barriere architettoniche, non più luoghi della segregazione sociale, dell'isolamento urbano, quartieri di dormitori, città vivibili e sottocombattibili. Per ambiente vivo, lo spot è città futuro uguale città bambino. E ancora, al centro delle strategie di intervento devono esserci i giovani. Le tendenze all'isolamento e all'individualismo esasperato sono da contrastare con decisione. Scuole e università sono fondamentali per procedere in questa direzione, ma anche associazionismo, volontariato, terzo settore, strutture creative, culturali e di ogni genere possono dare il loro valido contributo. Sono questi soggetti che vivendo ed operando quotidianamente sui territori possono vedere e prevenire gli impatti negativi dei cambiamenti sociali in atto. L'investimento sulle persone e sulle loro reti di relazioni è il primo cruciale. Solo attraverso la costruzione di una società più coesa, partecipativa e inclusiva si potrà infatti rafforzare il capitale sociale delle comunità, contrastando alcuni effetti negativi dei cambiamenti in atto nel sistema sociale. Un capitale sociale fatto di relazioni, di culture, di tradizioni, di saperi diversi, che anziché creare divisioni e compagniere, si integrano per arricchirsi reciprocamente. I temi della vita umana, del civismo, della coesione sociale e della sicurezza registrano sempre un ampio interesse nell'opinione pubblica perché rappresentano l'essenza più intima, più diretta della qualità della vita e del godimento di una comunità. Per questo, oggi più che mai, è necessario sviluppare e stimolare iniziative politiche coerenti e durature, mirate a individuare soluzioni praticabili per arrestare quei fenomeni che producono cambiamenti che possono fatturare il tessuto cittadino, generando allarme sociale fino a costituire vero e proprio status di pericolo urbano. Ogni cittadino ha diritto a sentirsi sicuro. Io direi che iniziative come queste non devono essere sporadiche, ma bisogna che ci sia una riflessione continua, un'osmosi tra i cittadini responsabili del partito, responsabili amministrativi, affinché continuamente nel tempo si possa correggere il tiro, si possa individuare la strada da percorrere per politiche adeguate al territorio. Si tratta di argomenti o processi che richiamano la politica ed ad un itinerario di sviluppo di civiltà. Tra forme della comunicazione e modi dell'essere umano si decide la fatica delle civiltà, che sempre più sono collegate ai processi di urbanizzazione. La città prossima a natura è pubblica, e il resto è pubblica, vale la pena di ricordarselo. Ne vale della modernità e del suo portato di uguaglianza e libertà, ovvero di stili dell'umano. Ecco perché la vivibilità prevista, come abbiamo tentato di fare, in termini antropologici. Ovviamente resta tutto ciò una sfida